vogliamo creare un centro che contempli tutta la personalità umana, che vada dall'attività fisica e non trascuri contemporaneamente, come purtroppo deve avvenire oggi, la parte scolastica e professionale, che deve andare di pari passo, un centro sociale, un centro che rimetta l'uomo nella sua piena attività. Dando il via a questi lavori, noi intendiamo di dare più che una realtà materiale, una realtà spirituale a questi bimbi. Un appassionato e moderno imprenditore della carità, così è stato definito Don Carlo Gnocchi, che abbiamo ascoltato in una preziosa registrazione della RAI, solennemente beatificato il 25 ottobre 2009 in Piazza Duomo a Milano, al termine di un rigoroso processo durato oltre 22 anni. Ho sempre cercato le vestigia di Cristo sulla terra, con avida e insistente speranza, e mi è parso di veder balenare il suo sguardo negli occhi casti e ridenti dei bimbi, trasparire opaco come dietro un velo di alabastro nel pallido e stanco sorriso dei vecchi. Ho cercato di cogliere l'accento della sua voce nel discorso dolente e uguale dei poveri e degli afflitti, e mi è sembrato più volte che la sua ombra leggera mi avesse sfiorato nel crepuscolo fatale dei morenti. Nel 1956 l'Italia intera aveva salutato commossa quell'esile prete, partecipando in massa ai suoi funerali celebrati dall'amico arcivescovo, il cardinale Montini, poi Papa Paolo VI, e suggellati dalle struggenti e profetiche parole del piccolo mutilatino Domenico. Caro Don Carlo, mio papà è papà di tutti i mutilatini e dei poliomelitici. Adesso non ti chiamo più Don Carlo, ti chiamo San Carlo. E fu proprio l'amore il segreto di tutta la sua vita. In ogni sofferente vedeva Cristo crocifisso, tanto più se si trattava di individui fragili, piccoli, indifesi. Carlo nasce a San Colombano all'Ambro, presso Lodi, il 25 ottobre 1902. Vive un'infanzia segnata dal dolore. L'esperienza della morte del padre Enrico, marmista, ancora in tenerissima età, e la successiva scomparsa dei due fratelli Mario e Andrea lo segnano profondamente. Resta solo con la madre Clementina, unico sostegno e rifugio affettivo, una madre di eccezione. Sulle sue ginocchia apprende i rudimenti della fede cristiana e al suo seguito impara a camminare nella via dell'attenzione ai poveri. Al suo esempio si rifà durante tutta la sua esistenza, nello stile di vita, nella capacità di ascoltare e di cogliere i bisogni altrui, nella finezza dei tratti e nella rettitudine dei comportamenti. Scrive: quanto bene ho voluto e quanto più ne voglio ora alla mia mamma. Come misuro ogni giorno di più il suo amore forte, la sua dedizione silenziosa al dovere, la sua santità cristiana. Carlo è alunno dei seminari milanesi negli ultimi anni dell'episcopato del cardinale, il beato Andrea Ferrari, contrassegnati da importanti iniziative pastorali. Compie gli studi liceali mostrando una viva intelligenza. Lo appassionano soprattutto la letteratura, la poesia, la storia dell'arte e la musica. Suona il pianoforte e compone perfino alcune operette e inni goliardici. Nel 1925 Carlo Gnocchi viene ordinato sacerdote e celebra la prima messa a Montesiro, in Brianza. Il primo incarico è di assistente d'oratorio, prima a Cernusco sul Naviglio e poi, dopo un anno, a Milano, nella popolosa parrocchia di San Pietro in Sala, dove si fa apprezzare per la vulcanica attività e le spiccate doti educative. Nel 1936 il cardinale Schuster lo nomina direttore spirituale di una delle scuole più prestigiose di Milano, l'Istituto Gonzaga, retto dai Fratelli delle Scuole Cristiane.
L'opera educativa di Don Carlo passa anzitutto attraverso una presenza assidua e attenta alla vita dei ragazzi, consapevole che in una società sempre più complessa occorre puntare alla formazione delle coscienze, favorendo lo sviluppo di un'intelligenza critica nei ragazzi e insegnando loro a ragionare, a diffidare di tutti gli estremismi, a mantenere la libertà di giudizio dalle passioni e dalle influenze esteriori, a sviluppare atteggiamenti quali la carità, la sobrietà, la responsabilità, il dono di sé. Nel 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia, molti giovani studenti vengono chiamati al fronte. Il desiderio di essere non solo un maestro, ma soprattutto un testimone di vita, spinge Don Gnocchi a seguire i suoi ragazzi fin nelle durissime prove della guerra. Cappellano volontario, affronta con cuore di pace, intruppato nella Iulia, le montagne fangose dell'Albania e della Grecia e poi le lande gelide della steppa russa con gli alpini della Tridentina. L'esperienza bellica e il dramma della ritirata di Russia, dove si salva per miracolo, fanno emergere in lui l'incontro-scontro con il mistero del male, di fronte al quale ogni facile risposta suonava vuota e ingiuriosa. Proprio la morte di un giovane alpino tra le sue braccia fa gridare a Don Gnocchi: «Ho veduto il Cristo». È la vera conversione di Don Carlo, destinata a cambiare radicalmente la sua vita e a mostrargli, con estrema chiarezza, l'ambito specifico del suo apostolato. Promette in quei giorni, in una lettera al cugino Mario: «Sogno, dopo la guerra, di potermi dedicare per sempre ad un'opera di carità, quale che sia, o meglio, quale Dio me la vorrà indicare. Desidero e prego dal Signore una sola cosa: servire per tutta la vita i suoi poveri. Ecco la mia carriera. Purtroppo non so se di questa grande grazia sono degno, perché si tratta di un privilegio». Rientrato dal fronte, avvia subito il doloroso pellegrinaggio tra le valli alpine alla ricerca dei familiari dei soldati caduti nell'inferno bianco della Russia e partecipa in prima persona alla resistenza. Arrestato dalle SS naziste, conosce il carcere. È la provvidenza a indicargli poi come impegnare il resto della vita. Assume la direzione dell'Istituto Grandi Invalidi di Arosio, dove accoglie i primi orfani di guerra. Don Carlo era da qualche mese incerto se occuparsi degli orfani, se occuparsi di altre forme di bisogno dell'infanzia. E poi un giorno nel suo studio venne una madre con un bambino che qualche mese prima era stato dilaniato dallo scoppio di una bomba. Era senza una gamba, senza un braccio. E questa povera mamma disperata glielo mise come sulla scrivania. E mi diceva Don Carlo, vedendo quel bambino lì davanti a me sul mio tavolo, che non poteva praticamente muoversi se nessuno lo sollevava tra le braccia, fui come illuminato, ebbi la certezza, io devo occuparmi di questi bambini. Alla tragedia del dolore innocente, Don Carlo matura la sua personale e audace risposta che diviene cifra di quell'amore che non solo restituisce la vita, ma la dona in abbondanza. Chi riesce a ridonare a un bimbo la sanità, l'integrità, la serenità della vita, non è meno padre di colui che alla vita stessa lo ha chiamato per la prima volta. Nasce la federazione Pro Infanzia Mutilata, trasformata nel 1952 in fondazione Pro Juventute. In pochi anni l'opera cresce prodigiosamente, con collegi in ogni parte d'Italia, dalla Lombardia alla Campania. Don Carlo si trova a far fronte a centinaia di bocche da sfamare, gambe tronche alle quali ridare forza per camminare, moncherini cui insegnare a scrivere e a lavorare, sofferenze da guarire e riscattare, cuori smarriti da rigenerare. Concepisce allora i propri collegi in maniera nuova, non puri e semplici ricoveri, ma luoghi tesi a favorire la maturazione affettiva e intellettuale, ricreativa e occupazionale dei ragazzi, con cure mediche e chirurgiche, istruzione scolastica e formazione professionale. Cosa ti ricordi di lui? Che l'aspettavamo sempre quando veniva, poi ci insegnava tante belle cose, ci insegnava a pregare bene, a essere buoni. E in questi anni cosa hai fatto tu? Ho studiato le scuole elementari, ho fatto gli avviamenti commerciali
Adesso faccio 40. Don Carlo stimola e ottiene l'appoggio delle massime istituzioni, ecclesiali e civili, memorabili gli incontri con Papa Pio XII, con i presidenti della Repubblica Einaudi e Gronchi e con le massime cariche dello Stato. Chiede aiuto al mondo del cinema e dello sport, coinvolge i mezzi di informazione e l'opinione pubblica con iniziative clamorose e straordinarie. Un piccolo monomotore, l'Angelo di Bimbi, vola da Milano a Buenos Aires e una spedizione scout, in sella a mitici Guzzini, attraversa l'Europa e raggiunge Capo Nord per sostenere l'opera di Don Carlo. L'ultima grande impresa è l'avvio a Milano del centro pilota per poliomielitici, nuova grande piaga a cui si dedica, esaurita l'emergenza dei mutilatini, vera e propria sintesi della sua metodologia riabilitativa. Vorremmo fare una casa tipica per questi ragazzi, cioè una casa pensata al servizio dei bambini non sufficienti, non autosufficienti, dove tutto, dalla sedia al banco, al letto, al servizio, al campo da gioco, agli pavimenti, alle pareti, alle porte che devono essere larghe per consentire il passaggio di carrozzini, eccetera, eccetera, sia pensata in funzione di una comunità non deambulante con propri mezzi non autosufficiente. Il centro costerà 1 miliardo circa. 5 mesi dopo la posa della prima pietra del centro, aggredito da un'inesorabile malattia e consumato dalla fatica, Don Carlo si spegne nella clinica Columbus di Milano il 28 febbraio 1956, a soli 54 anni. Vuole però porre l'ultimo sigillo a una vita donata fino all'estremo, regalare i propri occhi a 2 mutilatini, ultimo atto d'amore, ennesima provocazione a una società spesso lenta e sonnacchiosa davanti ai bisogni dei più indifesi. È grazie a Don Gnocchi che il Parlamento italiano vara le prime norme sui trapianti d'organo, mentre Papa Pio XII, nell'Angelus della domenica successiva alla morte, avalla il generoso gesto, ponendo a tacere qualsiasi osservazione contraria o dubitativa. 30 anni dopo la morte di Don Carlo, nel 1986 l'arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini, avvia il processo di beatificazione. Nel 2002, riconoscendone l'eroicità delle virtù, Giovanni Paolo II lo proclama venerabile. Infine, nel gennaio 2009, Benedetto XVI autorizza la pubblicazione del decreto che attribuisce all'intercessione di Don Gnocchi il miracolo che ha visto protagonista un alpino elettricista bergamasco miracolosamente sopravvissuto ad una mortale scarica elettrica. Era l'ultimo passo, il più atteso, che ha di fatto sancito la beatificazione di Don Carlo, celebrata in Piazza Duomo a Milano dall'arcivescovo cardinale Dionigi Tettamanzi e dal legato di Sua Santità Monsignor Angelo Amato, prefetto della Congregazione Vaticana per le cause dei santi. Carissimi fratelli e sorelle, continuate a seguire le orme di questa indimenticabile maestra di vita, servendo infatti gli ultimi e i piccoli in modo disinteressato, si contribuisce a costruire un mondo più accogliente e solidale. La beatificazione di Don Gnocchi è per tanti, ma soprattutto per la Fondazione, un momento di profonda gioia e di grande trepidazione. Viene vissuto dagli eredi continuatori del patrimonio valoriale ideale di Don Gnocchi esattamente come un dono che va gustato fino in fondo e va vissuto con grande attenzione a coerenza e a fedeltà. Ed è soprattutto un impegno, perché oggi tentiamo di declinare questo pensiero e questa azione di Don Gnocchi nell'ambito della vita di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, dall'inizio alla fine, dall'alba al tramonto, soprattutto insediando la Fondazione sui confini estremi della vita, fissando lì i paletti della nostra solidarietà. Fedele al carisma e al mandato di Don Gnocchi, la fondazione che porta il suo nome ne continua l'impegno al servizio della vita.
Una sfida che continua ad avere come destinatari ultimi in ciascuno dei 28 centri attivi in 9 regioni, con oltre 3.700 posti letto e 10.000 persone curate o assistite in media ogni giorno in Italia, oltre a numerosi progetti di solidarietà internazionale nei paesi più poveri del mondo, le persone più fragili, i bambini, i disabili, gli anziani non autosufficienti, i malati oncologici terminali, le persone in stato vegetativo persistente. Con coraggio e con fiducia, come sembra indicare Don Carlo in questa registrazione. Ma io quando penso che sono partito, ho detto spensieratamente con quei 100 bambini senza sapere cosa costasse un paio di calzoncini o un chilo di pane. E grazie al Signore, per quelli che hanno aiutato, agli amici, al governo, all'autorità, ho detto che abbiamo quasi risolto il problema dei mutilatini. Penso che possiamo fare un altro atto di fiducia. Notte tempestosissima, Lima Resco, qualcuno ricorda questo nome, una delle più dure giornate che abbiamo vissute, il 23 gennaio. Abbiamo marciato da Novo Karkovka tutta la notte, due notti seguenti, e ci eravamo asserragliati in questo paese. Ero rimasto indietro per assistere un colonnello morto poi. Mi sono trovato in arretrato con gli ungheresi e con un altro ufficiale. Io andavo mordendo direi coi piedi disperati la neve, nella notte scurissima, e ogni tanto perdevo questo ufficiale, alpino e medico. Lo vedevo dilungarsi nell'oscurità, e poi sentivo ansimare ancora, lo vedevo avvicinarsi, lo risentivo vicino a me, e mi accorsi che diceva una parola, che mormorava tra i denti un'espressione quando riprendeva forza e veniva avanti. Stetti attento, veniva su dall'oscurità e diceva: i miei figli. E per i suoi figli è tornato quell'ufficiale medico alpino che io vedo spessissimo a Firenze.